Buonasera. Buonasera a tutti. Stasera siamo qua per la presentazione dell'opera prima del dottor Enzo Stile, Medicine poetiche per un cuore malato. Il dottor Enzo Stile lo conoscete tutti, medico dal 1983, specializzato in pediatria, e ha voluto cimentarsi, poi ne parleremo diffusamente di qui a poco, in quest'opera dove ha messo a nudo i suoi pensieri più intimi, più recondidi. Con noi la professoressa Pina Esposito, docente, ma anche scrittrice e anche critica letteraria. E Dulcis in fondo, Gerardo Considerato, attore, a cui sarà affidato stasera il compito di interpretare le liriche di Enzo Stile. E allora dicevamo, hai messo a nudo i tuoi pensieri. Ecco, alla fine non c'è un po' di timore quando uno scrive, perché se scrive ed è sincero con se stesso, mette fuori quello che pensa veramente. Tu che hai anche un'immagine pubblica, tu che hai anche un impegno sociale, politico, non sei un po' intimidito da questa possibilità che qualcuno ti scopra veramente come sei, visto che poi emerge una certa sensibilità da queste critiche? Grazie Gigi, io vorrei ringraziare tutti per essere qua. Dico la prima cosa, meno male che ho messo a nudo solo i pensieri, perché se avessi messo altre cose non sareste qua. No, non c'è nessun timore a rivelare questi pensieri, anche perché sono delle poesie che sono state pubblicate nel corso degli anni su Facebook, sui social, e che molti di voi hanno già apprezzato durante la loro pubblicazione. No, assolutamente non c'è nessun timore, perché poi queste poesie in effetti sono più che altro delle riflessioni in versi su tutte le cose che noi, insomma, su tutte le cose che noi abbiamo tutti i giorni, quali possono essere la famiglia, l'amore, le situazioni politiche, anche insomma i problemi esistenziali. Quindi non c'è niente proprio di particolare che non possa essere rivelato, ed è tutto scritto. Allora, visto che parli del fatto che non c'è nulla che non possa essere rivelato, io non mi sono presentato, ma molti credo mi conoscano, sono Gigi Di Mauro, il direttore del Risorgimento Nocerino, del nuovo Risorgimento Nocerino che abbiamo tirato fuori qualche anno fa, dopo un periodo di completa scomparsa. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i nocerini che seguono questa testata con assiduità e ci stanno, come si dice, gratificando con il loro seguito nel nostro lavoro. Qual è il messaggio reale che tu vuoi lanciare attraverso queste poesie? Ma il messaggio reale in effetti non ci sta. Sono delle poesie che voi le potete leggere, sono molto facili da intendere e cercano comunque di creare una condivisione su questi temi con chi legge, proprio perché forse mediante la condivisione di queste cose si può raggiungere uno scopo, diciamo così, terapeutico, come se fossero delle medicine nelle quali, leggendole eccetera, uno si può rivedere su queste tematiche, rispecchiarsi e condividere, perché poi la condivisione può essere alla base di un effetto anche, insomma, diciamo, terapeutico, in termini medici. Quindi porta un po' di serenità in più in chi legge queste liriche? No, non si tratta di serenità, perché poi, insomma, se poi si legge il libro ci sono anche dei momenti di non serenità, dei momenti di contrasto, ma è forse proprio da questi momenti di contrasto che poi può nascere una sintesi. Di solito quello che c'è in molte poesie è proprio questo contrasto tra on e off, tra bianco e nero, tra una situazione negativa e una situazione positiva, e poi si arriva comunque ad una sintesi che può essere sia quella scritta nella poesia stessa, sia un messaggio interiore che uno può acquisire stesso dalla lettura. E allora io credo che possa essere il caso di ascoltare la prima di queste poesie, nello specifico una poesia che si chiama Energie discordanti,
e che Gerardo ci interpreterà con la sua bravura. In questo nostro continuo e disordinato vagare siamo onde governate da venti inconciliabili. Asincrone si scontrano e si modificano fino a consumarsi in una virgola di schiuma, annullandosi in un mare che mai si placa. Allora, c'è una sorta di ermetismo in alcuni di questi pensieri, però io credo che di cosa possa essere dal punto di vista letterario l'opera di Enzo Stile, nessuno meglio della professoressa Rina Esposito possa discuterne. Allora, io credo che questa raccolta sia una raccolta felice. L'esito complessivo denota buone tracce. Enzo ha dimostrato di essere un buon poeta. Però non concordo sulla facilità dell'approccio di lettura, perché sono apparentemente semplici, ma sono complesse. Nel fatto che il poeta, in questo caso Enzo, riesca a mettersi a nudo e a regalarci questi grumi emozionali che vanno a sfaldarsi, a trovare corpo poi sulla pagina, significa che non solo ha uno sguardo particolare, uno sguardo che non è di tutti. Tutti possiamo essere poeti, ma non tutti riusciamo ad essere capaci di produrre poesia. Io ho notato la bellezza di certi versi, come virgola di schiuma, il verso che abbiamo appena ascoltato, o altri, come vento teso, ossimori di solitudine, l'alba che si fabbrina, e potrei elencarne tanti, di una bellezza che veramente ci avvicina alla poesia. E io dico, solo a partire da questi versi già possiamo dire che ha dato una risposta a quello che diceva Mallarmé: il poeta è colui che riesce a cogliere, a decifrare l'alfabeto degli astri. Quindi per me anche dei singoli versi che possono essere avulsi dal testo poetico stesso rendono da soli la dignità e la bellezza dell'intera raccolta. È ovvio che ognuno di noi può fare la propria classifica, pure io all'interno di questa raccolta ho selezionato le poesie che mi piacciono di più, quelle che praticamente lasciano l'io lirico libero e sciolto. Poi ce ne sono altre più cerebrali. Io questo lo dicevo sempre ad Enzo, perché ci siamo spesso sentiti nei momenti in cui stava avviandosi a questa produzione. Io lo incoraggiavo, dicevo: vai avanti, c'hai stoffa, hai qualità. Però laddove cerca di forzare la mano, perché tende a costruire, a razionalizzare troppo, le poesie sono belle, sono effettivamente validi, però ognuno poi si fa la propria classifica, insomma. Ognuno si fa la propria classifica mettendo nello scrigno del proprio cuore quello che Enzo, nelle singole poesie, è riuscito a donarci. Si è messo veramente a nudo, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Si è denudato e si è fatto vedere nelle sue fragilità, nelle sue paure, nelle sue debolezze, ma anche nelle sue speranze, nelle sue aspirazioni, nelle sue gioie. In effetti l'intera raccolta è ondivaga, così come la vita, insomma. La vita ci regala momenti di tensione, momenti di tregua, momenti esaltanti, momenti deprimenti, momenti di dolore. E la sua raccolta, poi successivamente dirò qualche altra cosa, risente di questa ondulazione, di questo andirivieni fra la speranza e il dolore, fra l'amore e la cupa visione delle cose. Poi ci sono altri aspetti di cui parleremo oltre. Quindi, a partire dal titolo,
e lui è un medico, non poteva far altro che parlare di medicina. È stato un titolo, io all'inizio scherzavo, tipo alla Wertmüller, lungo eccetera, però è un titolo che denota bene il cuore, medicine per un cuore malato. In effetti il cuore è l'archetipo della vita e della morte, è lì che si vanno a depositare gli entusiasmi, le illusioni, le gioie e altri sentimenti. E quindi è lì che pulsa e batte la vita, quella che ci ha fatto cogliere frequentemente nei suoi versi. Ma nello stesso tempo il cuore è l'organo che quando cessa di battere non ci dà più da vivere. Medicina per un cuore poetico significa questo, che la poesia, la scrittura può essere salvifica, può salvare chi scrive, ma può donare in fondo un po' di salvezza anche a chi la legge. Grazie. E visto che questa raccolta è così ampia nell'affrontare gli argomenti del quotidiano, affrontiamone uno abbastanza attuale. Devo fare ricorso, vi chiedo scusa agli occhiali, per leggere il titolo della poesia. Eccola qua. Fabbing in una stazione del nord. Fabbing, per la cronaca, è lo snobbare qualcuno, come scrive Enzo a piede del testo, l'arte di snobbare qualcuno in un contesto sociale guardando il vostro telefono invece di prestare attenzione. Gerardo. Connesse e chinate davanti a uno smartphone come isole collegate in rete. Persone vivono in un arcipelago di connessioni elettriche divise dal mare della non presenza. Ossimori di solitudine sociale, il mondo intero spiano con uno swipe del pollice compulsivamente schiavi del malessere e della vana partecipazione a questa vita virtuale, social. Questa voragine digitale tenuta in mano e in mente è un buco nero che attira tutto, rende subliminale ciò che accade intorno in un ossessivo on-off di cose atroci e felici, e ci riduce sordi e stanchi al richiamo del mondo. Resi sterili non spargiamo alcun seme, come monadi indaffarate digitano ossessivamente e non si amano. Anche io, anche te, anche noi così, in questa stazione dove tutti, senza voler conoscersi, aspettano i treni che prima o poi arrivano e ti portano via. È abbastanza drammatico, voglio dire. Ricorda immediatamente le sere che scendiamo in qualche ristorante, in qualche pizzeria, e troviamo un sacco di persone che, stando allo stesso tavolo, sono praticamente avulse una dall'altra, ognuno con lo sguardo fissato al suo smartphone, al suo cellulare, e tutto fa, tranne quella cosa così carina che si faceva una volta, quando si andava fuori, si parlava, era l'occasione per stare tranquilli, per stare lontani da cose come la televisione, per esempio, e poter affrontare argomenti che magari non si affrontavano mai. Il tuo rapporto con i social possono essere utili, sicuramente, a volte sono invadenti, a volte sono ossessivamente presenti nella nostra vita. Per te come succede? Vabbè, io sono social dipendente, però questa poesia mette in luce un aspetto negativo dei social, che è quello poi che si verifica quando siamo in mezzo a tanta gente, prendiamo il telefonino e guardiamo sul mondo, magari quello parla, continua a sfisciare, poi un altro parla, non si ha più, per il fatto che uno ha il telefonino in mano, quel rapporto diretto con le persone. Io ho visto l'altro ieri la fotografia di quei ragazzi che sono andati in gita scolastica, e mentre il professore spiegava
il quadro, l'affresco che c'era, tutti i ragazzini stavano seduti col telefonino in mano, tutti erano 40, tutti quanti col telefonino in mano, e stavano in multitasking, perché con un orecchio sentivano il professore, invece con due orecchie e quell'altro orecchio guardavano il telefonino. Questo certamente è un punto negativo dei social, perché provocano un isolamento delle persone anche quando stanno insieme, ed è sicuramente una cosa da correggere e da affrontare. Tuttavia io penso che comunque i social, che poi sono nati da circa 10, massimo 12 anni, penso 15 anni massimo, comunque siano una cosa nuova, come un bambino che deve crescere, e di cui dobbiamo prendere gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Gli aspetti positivi ci sono, e sono soprattutto quelli della condivisione, del fatto che uno può ritrovare degli amici, si possono condividere notizie, condividere stati d'animo, c'è un modo diverso di porsi di fronte agli altri, però è un altro spazio e non è poi lo spazio reale dei rapporti umani, quindi bisogna considerarlo come un'altra cosa che è diversa da quella dell'interazione normale tra le persone. Comunque un altro aspetto fondamentale secondo me è anche quello che provoca una condivisione emozionale delle notizie. Per esempio, vi ricordo quando venne salvato quel bambino dal terremoto, il padre lo sollevò al cielo e il bambino era tutto sporco di polvere, e c'è una poesia che ricorda questo momento, come ci sono pure altre poesie che ricordano dei fatti di cronaca che attraverso i social si sono amplificati, hanno raggiunto le persone non solo dal punto di vista della notizia in sé, ma anche dal punto di vista emozionale, amplificandola da persona in persona. E questo è un effetto sul quale poi sicuramente si discuterà nel corso degli anni, perché è una cosa abbastanza nuova da esplorare. Ecco, mo divento cattivo, perché sennò dicono che siamo troppo benevoli, siccome siamo amici, ci conosciamo da, non lo diciamo, da 50 anni che sennò si scopre che siamo vecchi. Allora, noi siamo cresciuti al liceo classico, e vedo che ci sono molte persone che vengono dallo stesso ambiente, al ritmo di Giambi, di Dattili, di Andrea Casilla, con i dischi che ci propinavano di metrica, che erano nell'aula magna e che ci facevano ascoltare. Tu hai scelto una strada tutto sommato che sembra facile, ma in realtà è molto più complicata, perché convincere con un verso sciolto è molto più complesso che farlo con una poesia che, rispettando la metrica, in qualche modo diventa già orecchiabile mentre la si sente la prima volta. Come ti è venuto il capo? Perché mi è venuto il capo? Perché esprimersi in versi sciolti non esclude la musicalità, cioè è vero, rende casino. Mo vi leggo una poesia che si chiama Case su case, su case, ed è una poesia che ho scritto vedendo una fotografia di Positano, la classica fotografia di Positano con tutte le case di Positano una sopra l'altra, che uno quando sceglie da Positano vede tutte queste case una sopra l'altra. E io mi sono immaginato tutte queste famiglie una sopra l'altra, tutte le storie, tutte le cose che ci stanno in quelle case, e tutti i bisticci, tutte le cene insieme, insomma tutte le cose. E case su case, e ora vi faccio vedere com'è possibile fare un po' di musica con i vesti sciolti. Case di cose su cose, con scale su scale che portano in case di cose, di cose, di case, pensieri incastrati su pensieri, sovrapposti, uniti da scale, stratificazioni di anni, famiglie, emozioni, pensieri e ricordi, costruzioni come convenzioni, chiuse incastrate in scale su scale e cose su cose, dentro case di cose. Aggrappate a un'anima invisibile fatta di strati di case e pareti di muffe e di crepe, demolite, ristrutturate e rimarginate. Nascoste dai colori e dalla moltitudine, irraggiungibili del profondo, arse dal sole e dal sale, sono ridente involucro che racchiude un mondo fatto di cose su case su scale. Questa è proprio per dare il senso e l'immagine
quella della mattina marticana, se uno si addentra nei vicoli trova le case, trova le cose, le case, cose su cose. E c'è un po' di musica. Allora, a questo proposito non so se l'intervento è adeguato o meno, perché la domanda che hai fatto in precedenza, a cui ha risposto abbastanza ampiamente Enzo, a mio parere, per deformazione professionale, anche un po' per una malattia che pure è mia, quella di scrivere poesie che non ho tirato ancora mai fuori, merita un ragionamento. Se lo posso sviluppare, anche se in estrema sintesi lo faccio. Lo posso? Allora, il linguaggio poetico è qualcosa che è ovvio, banalmente lo sappiamo tutti, che diverge da quello della prosa, quello comune, quello quotidiano. E come dicevo prima, non sempre si riesce a scrivere poesie, ma al di là del metro e della scelta della classicità o del verso libero, io ritengo che bisogna farsi palombari, entrare nella natura, nelle cose, come entrare nel proprio io, nei propri umori, sondarli, tirarli fuori. E chi ci riesce lo fa mediante degli artifici di cui è dotato il linguaggio poetico, magari senza rendersene conto, però è un ricorrere continuo a quella stratificazione che sottrae la parola alla comune, diciamo, convivenza quotidiana e la va ad arricchire di un significato plurimo, profondo, forte, che si carica di tutte quelle immagini retoriche che hanno a che fare con la metafora, con l'analogia, con le similitudini e con altre insomma, immagini retoriche, figure retoriche che hanno a fare invece con il suono, perché la semiotica, è lungi da me pretendere di fare una lezione sulla semiotica, per carità di Dio, però ci dà delle indicazioni fondamentali dicendoci che esiste il significato e il segno che danno alla singola parola una connotazione particolare. Tanto è vero che il significato plurimo, profondo, arricchente della parola che prende altre connotazioni viene a distogliersi dal significato quotidiano, come ho già detto, ma consente di andare oltre, di cogliere cose che noi non pensiamo. Quindi ci sono immagini ardite, perciò dicevo prima, ci sono dei versi che sono il frutto, tipo virgola di schiuma, per esempio, sono frutto di questa combinazione di immagini ardite che dà la specificità al linguaggio poetico che lo sottrae a quello che è il linguaggio comune. Quindi tutto questo ci comporta la possibilità, attraverso anche la sublimazione degli istinti, lo diceva Freud, che l'arte non è altro che la sublimazione degli umori, dell'istintualità, dei sentimenti. C'è chi lo fa con lo scalpello, chi lo fa con i pennelli, chi lo fa con le note musicali e chi lo fa con le parole. Enzo ha dimostrato già in questa prima raccolta una maturità, perché ogni poesia poi ha queste figure retoriche di suono, allitterazioni, consonanti, eccetera, eccetera. La musicalità del verso, non a caso quella poesia è musicale, viene fuori proprio da questo gioco combinatorio della rima nascosta, della rima non trovata, della rima non facile, ma di suoni che si rincorrono, che si avvicendano nello sviluppo del testo poetico e che rendono quel piccolo e magari continente di emozioni un universo a sé, un universo a sé che ci fa poi spaziare nel nostro universo ma anche nei mondi che ci circondano. Ti starei a sentire per delle ore, ma vorrei offrire a chi è qui in sala, che ancora ringrazio per la presenza, un altro momento delle liriche di Enzo. Questa volta la poesia è sull'amore. Non anticipiamo nemmeno il titolo. Toccherà
Ecco, sentitela e provate a immaginare che titolo dareste a questa poesia. Stiamo qui, uno di fronte all'altra. Siamo qui, con i nostri ricordi, quelli che hanno determinato il mio essere, quelli che hanno determinato il tuo essere, quelli che sono solo miei, quelli solo tuoi, quelli che sono solo nostri, quelli che dirigono il nostro esistere, mentre adesso ci guardiamo. Dove mi vuoi portare? Dove ti voglio portare? Non so dove ti sto pensando. Sono seduto di fronte a guardarci. Siamo nati adesso dal passato. Siamo il presente. Siamo le interazioni che divengono futuro. Mentre guardiamo il mare, questo immenso mare di ricordi, la brezza della sera leggermente ci rinfresca e ci induce a stringerci. Che fortuna stare qui a respirare il mare, stare qui a vivere. Enzo, quando abbiamo parlato per la prima volta di questo libro, tu mi hai detto che oltre alla divisione per anni, e infatti quando avrete tra le mani il libro troverete le poesie del 2014, del 2015, del 2016 divise in compartimenti stagni, mi hai detto di averlo anche in qualche modo idealmente diviso per aree. Però vorrei sapere, così come credo che lo vogliono sapere tutti, quali sono le aree che tu hai individuato, le cose di cui ti senti interessato maggiormente, ma poi la curiosità è mia, è quella di sapere perché hai deciso di mettere queste barriere, questi confini tra i vari anni. E le poesie non hanno una disposizione tematica, hanno una disposizione strettamente cronologica. Sono pubblicate così nell'ordine come sono state scritte. Un giorno senti una cosa, un giorno senti un'altra cosa, un giorno ancora un'altra cosa. In sostanza, dall'esame del libro si può vedere che i temi sono soprattutto la famiglia, l'amore, riflessioni esistenziali, ma anche fatti di cronaca, e di impegno civile, cioè tutto quello che accade giorno per giorno. Io avevo avuto il pensiero di dividerle in temi, però ho detto no, mi è piaciuta più questo susseguimento di tipo cronologico, perché descrive di più il mio stato d'animo durante il periodo in cui il libro è stato sviluppato. Tra tutte quelle poesie che ci sono, ci sono alcune rivolte a temi di impegno civile, tipo per esempio i migranti, tipo la disoccupazione, tipo la disoccupazione giovanile ed altre tematiche, che sono quelle che poi si affrontano ogni giorno nei discorsi familiari, nei discorsi con gli amici, nei discorsi al bar. E ce ne sta una che veramente, insomma, mi piace tanto a me, forse quella là che mi coglie di più, che è 2015 San Gennaro, che ho scritto nel 2015 intorno al 19 settembre, quando venne ucciso un ragazzino alla sanità che stava in macchina, e vidi queste fotografie di questo omicidio con il sangue a terra, le briciole di vetro, e quindi incominciamo a parlare di padre Zanotelli, della dispersione scolastica, del passaggio che si fa tra dispersione scolastica e passaggio nella camorra, e incominciamo insomma a discutere un poco di tutte queste cose, e poi tornata a casa scrissi questa poesia che adesso Gerardo leggerà. Ma siccome poi Pina ti ha fatto le pulci, lei una sorta di aree all'interno di questo libro di interesse le ha individuate, e quindi dopo ce ne parlerà. Sentiamo prima la poesia. Dopo ti toccherà anche dire qual è il tuo tipo di impegno civile e sociale, visto che in questa poesia in qualche modo affronti con durezza l'argomento. Gerardo.
nel ventre caldo e sporco di una città offesa dall'indifferenza, gomme da masticare e sangue, incollati sulla spalla le briciole in uno sparo. Resti di un'adolescenza prematuramente finita, cattiva, persa, scordata, non vissuta, frammentata tra mancanza e rancore, trapassata da proiettili di omertosa paura che finiscono vite programmate a gomorra, non vivono più. Non vivono più quelli che devono vivere altri 100 anni, quelli che non hanno spazio per crescere, perché non hanno orizzonti lontani, quelli che vendono e quelli che comprano, quelli che hanno lasciato da poco le culle che sanno di lecca lecca e latte colato, che hanno bruciato la vita, vivendo troppo poco e troppo presto. Cervelli, bloccati, senza cuore, hanno fermato spavaldi battiti, considerando che niente vale, la vita. Nelle notti calde, oscure, unte da polverosa umidità, Jenny è come Ciro, Paolo, Pietro, Salvatore, Luca e Davide, rifiutati prima di essere stati uccisi, senza casco prima di essere caduti, senza patente prima di poter guidare, senza vita prima di poter morire. La madre di Jenny che aspetta la sera, la madre di Ciro che lo chiama al mattino, la madre di Paolo che prega nelle chiese, la madre di Pietro cammina tra la gente, la madre di Salvatore che ha solo un poster da mostrare, la madre di Luca che chiede da anni la verità, la madre di Davide che ha consumato il suo cuore. Tina, allora vogliamo vedere che cosa tu hai trovato in questi scritti di Enzo dal punto di vista di un'ipotetica divisione in aree, e poi gli facciamo dire cosa significa poi per lui l'impegno sociale. Ma non ve lo anticipo, non se l'è cavata con quella che ha recitato, perché poi alla fine un'altra la dovrà pur declamare, e la scelgo io, così non è preparata. La particolarità di questa serata è perché con Gigi si improvvisa ed è bello, e quindi andiamo un po' a braccio, però nonostante ciò dobbiamo dar conto di quello, del lavoro, dello studio che ho fatto, per l'amore particolare che ho per Enzo, perché per anni ci siamo stuzzicati, a volte abbiamo fatto anche delle poesie così digitando all'impronta, scherzando sui telefoni, lui da una parte e io da un'altra. Quindi l'ho fatto veramente con grande dedizione e con grande soddisfazione, perché ho visto realizzato quest'opera. Allora, il lavoro io ci ho sudato un po' sopra, perché ci tenevo a fare un lavoro serio, però non so se riesco a rendere l'idea. In sintesi, io ho trovato la possibilità di individuare, non so se poi Enzo sarà d'accordo, 3 grossi nuclei tematici. Quello dell'impegno civile, la poesia cosiddetta civile, di cui questa lirica è un esempio. L'altro, quello degli affetti familiari, che già ce l'aveva preannunciato, e uno che è intermedio fra queste due filiere, o fra questi due nuclei tematici, che è quello sull'esistenzialismo, sulle domande che ci facciamo, sui ricordi, sulla memoria, sul senso del dolore e sul senso della solitudine. Quindi io avrei fatto una scelta, e questo è un appunto lieve che mi permetto di muovere ad Enzo, tematica più che cronologica, però forse è meglio così, perché in questo andiriviene continuo prendiamo e afferriamo le cose, ci tuffiamo in un tema e poi ci ritroviamo in un altro, però alla fine in mano teniamo 3 possibilità, secondo me. Allora, partiamo da quello che è l'impegno civile. La poesia civile è notoria, insomma, è sempre esistita, esistono autori di grande interesse e di grandi spessori che hanno voluto denunciare il male della società, che hanno voluto declamare la voglia e la possibilità di un riscatto e che hanno declinato valori. Enzo si è lasciato trasportare da questa voglia di denuncia, e in ciò ha mostrato quel senso civico e quella passione civica che lo connota e che lo porta anche ad interessarsi di questioni politiche. Quindi ha parlato di Camorra, ha parlato di Isis,
Ci sono testi molto forti che riguardano la guerra, i profughi, e quindi nel denunciare la terra dei fuochi e altro, nel denunciare i mali sociali, come ha messo a nudo in altre liriche le proprie fragilità, in questo caso mette a nudo le contraddizioni del nostro tempo, le fragilità del nostro vivere quotidiano, di questo vivere che si è fatto disumano, che ha perso, sembra a volte perdere ogni senso, e che portava i poeti, quelli fra le due guerre, a dire spesso che non si aveva più la parola per poter denunciare le cose. Lo dicevano, però intanto producevano poesie. Così come fa Enzo, che di fronte al dolore, al grido di una madre, alla perdita di una vita, lui denuncia. E lo fa, e fa questa denuncia con tutta la sua compenetrazione nel dolore degli altri. Questa capacità di indossare i panni sporchi degli altri, di saperli portare dentro, vivendo le piaghe e le pieghe del dolore delle cose di ognuno di noi. Quindi questo primo nucleo, che è quello di poesia civile e di denuncia, è come se ci indicasse la possibilità di intravedere un nuovo umanesimo, come ci hanno detto anche altri grandi personaggi e filosofi. E questo nuovo umanesimo che faccia profilare un nuovo paradigma, un paradigma dove i valori vengano ad essere ricomposti e riconosciuti, e dove la vita non sia una cosa così vana e vuota e che si può perdere per un nulla o per questo grido di dolore contro la guerra. Quindi questa poesia di denuncia merita veramente tanto rispetto. Poi c'è il nucleo, quello degli affetti, e qui l'io lirico, dicevo pure prima, si lascia, fluttua fra i versi, e ci regala dei versi veramente cristallini, e parla della famiglia, dei figli che crescono, di questi figli che poi avranno una vita autonoma, una vita propria, incontrando le difficoltà della vita. Ecco, ora arriva la donna della sua vita, Simonetta, ciao, ora parliamo di te. E oltre agli affetti, alla casa, si è arrivata al momento giusto. Un applauso alla moglie di Enzo, che sicuramente lo ha aiutato a produrre poesia. Allora, dicevo, questo tema degli affetti, dei figli che danno gioia e dolori, come tutti quanti diciamo banalmente, questa tortuosità del vivere trova poi riparo nella casa che però è aperta. A me veniva in mente il nido, questi richiami facili e anche un po' banali, il nido pascoliano di Giovanni Pascoli, però lì il nido era una difesa. Invece la casa, gli affetti per Enzo, sono affetti che gli hanno dato sofferenze e gioie, come capita a tutti quanti di noi. Ma è una casa dove entra l'aria, dove entra il vento, dove entrano la tempesta, dove entra il sole. Quindi non è il nido chiuso a protezione, è un nido aperto, è la famiglia, la sua famiglia, che si allarga alla vita e alle altre famiglie. Quindi abbiamo questa possibilità di prospettiva, di apertura, che infonde fiducia e che dà comunque forza. Quindi è un ritrovarsi all'interno di questi affetti familiari, ma anche un volersi aprire, come Enzo negli ultimi anni sta facendo, un aprirsi alla società, un affacciarsi alla politica. La donna Simonetta, qui c'è questo interloquire continuo della donna che si fa aria, che si fa pelle bagnata, che si fa sudore, che si fa anima, che si fa penetrazione, che fa affondare le dita nel cuore. Questa donna con cui interloquisce è una donna presente e assente, c'è un colloquio continuo e fitto che a me, con altri rimandi, ahimè, la professione deforma per certi versi, ricorda l'interlocuzione di Montale con quel tu continuo che aveva amato tante donne,
Lui ha amato solo te, sicuramente. Però abbraccia, professionalmente stai in mezzo. Abbraccia questa donna nella sua complessità, questa donna sensuale, ma questa donna che è madre, questa donna che dona amore e che dà lo stimolo ad ulteriormente amare. Quindi questo altro nucleo tematico importante, dove per esempio possiamo far rientrare una poesia molto bella, che è quella che riguarda il tuo mestiere da pediatra, quando prendi in braccio questi batuffoli di vita che poi magari ci leggerà e lui non mi ha detto tutte quelle che leggevo, cioè tutta un'improvvisazione, è il bello della diretta, e dove questo bimbo paffuto e il dottore si preoccupa non solo della salute attuale, dello stato delle cose, ma auspica per questo bimbo un domani roseo, un domani ricco di prospettive felici. L'ultimo nucleo, la sto facendo un po' lunga, chiudo. Allora l'ultimo nucleo lo facciamo dopo. O vuoi che lo faccio adesso? Facciamolo adesso. Allora, l'ultimo nucleo che io ho individuato, e poi non so se ho sbagliato o meno, e poi pure voi leggendole, queste poesie le dovete leggere, magari ne possiamo riparlare incontrandoci anche per strada. L'ultimo nucleo è quello esistenziale, è quello della solitudine che viene declinata in mille modi. Se noi contiamo il termine solitudine all'interno di questa raccolta, la troviamo più volte indicata, la solitudine. Questa solitudine che si riaggancia alla solitudine che emergeva nella poesia che ha letto prima, quella che porta a digitare di continuo. Quindi una solitudine che ha duplice aspetto, una solitudine individuale, che a volte viene gridata, ma sempre al caldo di questa luce solare a cui mira e a cui aspira. Quindi non è una solitudine disperante, è una solitudine che è fatta proprio di chi ha la sensibilità di cogliere la vita nelle sue sfaccettature da poeta. È la solitudine che viene fuori da quelle isole, da quelle monadi di Leibniziana memoria, che ci portano ad essere isole. E lo dice, isole di arcipelaghi, dove l'incomunicabilità oggi sembra essere un dato di fatto, continuo, persistente, dove l'altro non sembra essere interessato che alla schermata sul video, e quindi ci porta a questo non interloquire, a non relazionarci nelle migliori condizioni possibili, questo isolarci. Ma questo isolarci però potrebbe portarci a dire, con la declinazione di altri versi che assumono toni più tetri, più cupi, e dove anche il suono di cui parlavo prima diventa più aspro, più chiuso, mentre dove la poesia si dispiega e dà il meglio di sé a questi suoni aperti, queste prospettive che ci fanno vedere l'aria, l'acqua come rinascita, come rinnovazione, come purificazione. Dicevo, se noi ci fermiamo su questi versi che sembrano tetri e cupi, potremmo dire che nel suo complesso la raccolta di Enzo sia una raccolta poetica pessimista? E invece no, io non ci ho trovato pessimismo, perché oltre ad indicarci queste crepe, queste fragilità di cui dicevo prima, lui ci indica la strada. Come ho già annunciato prima, ci indica la ricerca di un nuovo umanesimo, di una costruzione di un nuovo paradigma in cui tutti siamo coinvolti e in cui lui ci sprona, ci fa meditare, le sue poesie ci fanno affondare un dito in certe piaghe che non sono solo sue, ma sono di tutti, se ci pensiamo bene. E poi questo pessimismo che può apparentemente prendere di prima mano è mitigato da tutti quegli aspetti della natura di cui parlavo prima. Mitigano l'asprezza di certe situazioni. C'è questo rincorrere continuo agli elementi della natura che rimandano, anche qui un ricordo scolastico, perdonatemi,
al senso del panismo, al senso panico d'Annunziano, dove l'io si fonde totalmente con la natura, diventa parte integrante, si fa radice, si fa foglia, si fa pelle imbevuta di acqua, si fa altro. Tu diventi pure l'orso, come una matriosca, che ingloba in sé, questa è un'altra bella poesia, ingloba in sé questa possibilità di integrazione, l'orso che poi diventa pelle, che diventa radice, che diventa humus, che si fa terra, la terra che implica tutti gli umori possibili. E quindi l'ultima cosa che dico, ci sono tanti elementi, e poi veramente ho terminato, giusto qualche altra cosa sul linguaggio poetico prescelto. L'ultima cosa, dicevo, che ci sottrae al cupo, al nero e alla possibilità di non avere speranza e di essere senza resa, è quella possibilità di individuare, come dice in una poesia, quel tesoro di cui ognuno di noi è portatore. E allora io vedo pure nel pubblico di fronte tanti piccoli tesori che teniamo nascosti, che teniamo dentro, teniamo inglobati, e tante volte le sovrastrutture sociali, gli egoismi magari, quella distrazione che ci porta a quel voler chiuderci nel particolare, nella singolarità delle nostre situazioni, ci fa dimenticare. Ma tutti volendo possiamo trovare in noi quel tesoretto, tu parli proprio di questo tesoro. Ti sei dimenticato, anzi, non è possibile. L'hai scritta? E allora questo tesoro anche qui ci può rimandare al fanciullino di Pascoli, che, come ricordate tutti quanti, è quella capacità di rinvenire all'interno di noi quell'occhio puro, quella capacità di avere voglia del riscatto, la purezza che si porta con sé nell'età adolescenziale, nell'età del fanciullo, scusatemi, ma che tutti possiamo rinnovare, che tutti possiamo ritrovare, che tutti possiamo far animare in noi, insomma, alimentiamo e facciamo alitare questo fanciullino che è in noi, così quel tesoretto di cui ci parla Enzo in un bellissimo testo poetico lo teniamo tutti di fronte, sta a noi prendere e assaporarne le gemme e poterle anche regalare agli altri. Se lo riusciamo a fare, siamo capaci di donare intorno a noi ricchezza, gioia e quella visione che ci dà, nonostante tutto, la forza di andare avanti ogni giorno. Per un momento dicevo che queste poesie le mettevano a nudo, e l'ha fatto realmente, l'ha fatto così tanto che quasi non c'è bisogno che io ti faccia delle altre domande. Io la voglio ringraziare in modo particolare perché comunque l'ha fatto per un esame della C, tutte le poesie, la ringrazio in modo particolare, ma sapevo che sarebbe stato così. Grazie a te. Però io credo che dopo aver parlato tanto di esistenzialismo, di Enzo come persona ottimista, speranzosa nel futuro, in un futuro migliore, sia il caso di sentire ancora due poesie. La prima è Preghiere. Preghiere, speranze intime, paure inconfessabili d'odio e malattia. Preghiere per chi rivissuto nei ricordi di vita non ci ha mai abbandonato. Preghiere che chiedono la forza per cambiare chi sbaglia e sempre amiamo. Preghiere che i granelli del bene di cui il mondo è intriso cadano come una pioggia e nutrano i nostri intimi affanni e ne siano trasformazione, inconsapevolezza, volontà e forza. Preghiere di tutte le mani giunte del mondo in questa notte di plenilunio estivo legano le nostre anime come cordoni ombelicali tesi tra noi insicuri e fragili, e questa enorme placenta madre di terra, di acqua e semi di vita, di cielo azzurro, di sole e di aria libera, dell'energia del mare e del vento, piccolo punto nel vuoto che tutto collega dal primo pensiero dell'universo fino all'ultima stella del paradiso. Ce n'è anche un'altra, prima poi di farne recitare una Enzo, ed è una, l'avrete forse capito dal sorriso che mi ha fatto, a cui lui tiene molto.
La seconda che vi leggerà Gerardo è Ritrovarsi. Ritrovarsi, ritrovare se stessi, è la continua ricerca. Non importano i giri che hai fatto, non importa tornare, non importa partire e nemmeno restare o andare. Sotto un cielo immenso dentro di noi sentirsi in sé, essere, senza bisogno di guardarsi allo specchio, senza vedere gli anni, ritrovarsi ed essere sé. Facciamo un salto indietro di qualche anno, diversi anni, a quando io e Enzo eravamo in pantaloncini corti e avevamo, per fortuna, come tutti i bambini con i pantaloncini corti, tanti meno problemi di quelli di oggi. Allora andava forte un gruppo musicale che in quel periodo venne in Italia, al Vigorelli. Questa poesia si chiama Vigorelli 65, siamo ancora a Beatles, in effetti è dedicata ai Beatles ed è una serie di flashback su come io in quel momento, che avevo 7 anni, vedevo questi Beatles, perché io i Beatles li ho capiti dopo il 1970, quando si sono sciolti. E quando invece ero piccolo sentivo queste canzoni e a livello così epidermico mi piacevano. E un po' giocavo e un po' sentivo i Beatles. Vigorelli 65, siamo ancora Beatles, siamo ancora Beatles. She loves you, 1965, mezzo minuto fa. 50 anni di ginocchia sporche e sbucciate, di televisione in bianco e nero, davanti a un bambino, a vedere la rivoluzione. Revolution, le grida, le chitarra, le grida, i capelli lunghi e le parole, le idee, la libertà, la musica, quella non è finita. Quella che ci ha accompagnato, quella che continuiamo a sentirla dentro, quella che ci rende opposti e provocatori e che ci fa cantare ancora She Loves You. L'abbiamo imparata dai più grandi, la voglia di un colore nuovo, l'odio per lo scontato garantito, la sensazione di non voler assuefarsi al normale, quell'insensato anelito di rompere il cristallo che ha attraversato negli anni una vita passata con la voglia di cambiare. Vedo le grida di quelli che gridavano ai Beatles in un vecchio film del 65, ora vivo. Sento le mazzate di 50 anni di vita, ma sento ancora la loro voglia, come te. Sono ancora il bambino che vuole esplodere come fanno loro tanti anni fa. She loves you, yeah, yeah, yeah. Credo che Pina avesse ancora qualche parola da dire sulla forma stilistica di Enzo. E poi chiudiamo con un omaggio a quella che credo sia la principale musa ispiratrice del nostro pediatra. Allora, il linguaggio di queste poesie è un linguaggio semplice. Alcune volte ha avuto anche il coraggio, ci sono dei neologismi, ti sei permesso la licenza poetica di individuarne alcune che magari possono diventare uno spot futuro. Così magari il prossimo spot che fai, invece di essere politico, lo fai su queste parole simpatiche. E possono essere anche lo slogan, che ne so, per le prossime amministrative. Abbiamo il nostro sindaco qua, vero sindaco Mario Turpa? Lui ha questa creatività che possiamo utilizzare simpaticamente. E quindi questo linguaggio che sembra semplice, nudo, si arricchisce proprio quando si combina con altri termini e c'è questo accostamento di figure ardite e retoriche che ci portano a trovare, diciamo, la particolarità del linguaggio che si fa altro da quello quotidiano. È un linguaggio così semplice, in alcuni casi ha dei tecnicismi o degli specialismi che si rifanno ai tempi moderni, ai tempi in cui siamo immersi, lui l'ha confessato, anzi ci meravigliamo
che abbia potuto anche scrivere poesie, stando sempre con la testa calata. Però questo significa che ha una capacità notevole di vivere nello stesso tempo più cose e più situazioni. Quindi, perché tutti quanti lo prendevamo in giro, ma io sto telefono, più chiudi il telefono, smettila un po'. Quindi ci sono anche delle poesie dove i tecnicismi, e si rifà, voglio dire, ai tempi moderni, sono inevitabili. Però quello che si fa, se uno cerca attentamente, noi lo facciamo per mestiere, noi docenti di lettere che facciamo anche un po' di analisi testuale, è questo rincorrersi di vocali, di consonanti, che possiamo addirittura cerchiare. Se provate a fare questo gioco in alcune poesie, che poi danno quella musicalità di cui parlava Enzo, e quindi la parola è come se partorisse a sua volta altre parole. A volte, secondo me, ci ha pensato molto a lungo, e quando diventa troppo cerebrale, troppo costruito, e che è come se volesse perseguire un progetto, no? Che si dà questo compito e poi cerca anche le parole adatte. Altre volte, quando, come dicevo prima, si lascia dei brividi, cede, e cede la razionalità, cede il passo all'emotività, a quegli umori che teniamo dentro le viscere, vengono fuori queste parole che ne fanno partorire altre. E se ci fate caso e avete la pazienza di trovare, potete pure cerchiarli. Consonanti o vocali che si rincorrono, e quasi sempre questa L saltellante con la I, questi suoni, anche la S, che di solito si può accompagnare a suoni striduli, è sfumata perché è associata a consonanti che danno la morbidezza. Comunque, al di là di ogni cosa, perché non mi permetto di andare oltre, il libro è da leggere, la raccolta è stata felice. La prima raccolta, abbiamo già una maturità che, secondo me, e sbrigati a fare la seconda raccolta, troverà maggiore compiutezza ancora nella seconda raccolta, che mi auguro ci sia, perché Enzo deve continuare a regalarci emozioni e deve continuare a vivere la poesia leggendo in se stessa e regalandola anche a noi. Grazie a te, Enzo. Personalmente non sono molto amico della poesia in versi sciolti, però quelle di Enzo mi hanno colpito in modo particolare, fino al punto da costringermi a cimentarmi nella lettura di una delle sue poesie. Quell'attimo in cui ti guardo il viso, quell'attimo in cui ti guardo il viso e tu di lato gli occhi volgi, abbozzando uno sfuggente sorriso e guardi in basso. Quell'attimo in cui mi giro e mi accorgo che tu, celandoti, mi guardi contenta e ti senti piena di me. Quell'attimo di sguardi non rispecchiati è l'attimo in cui l'amore mio ti scopre e l'amore tuo unisce le affinità delle nostre due solitudini, che solo in quell'attimo, sfuggendosi, si toccano. Sono invidiosa, la già ricevuta adesso. Io me le sono studiate una, signora. Scegliene una. Non le leggiamo tutti, altrimenti poi non hanno più incentivo ad avere tra le mani questo libro. Ci siamo faticando per 10. Incessanti grida di dolore, come venti nascosti, ci soffiano dentro l'animo e ci siamo fatti pianto. In intimo dissidio viviamo ancora al limite tra il subire e il passare, soffocando la voglia di urlare. Pigiamo chicchi di uva con i piedi sporchi e beviamo il nostro sangue come fosse vino, perché la sete offusca i nostri poveri occhi. Mai ci prendiamo per mano per rompere il guscio e sollevare i veli dell'inutile indifferenza. Ci siamo fatti pianto per morire da soli. Speriamo
di avervi sufficientemente incuriosito. Vi assicuro, ve lo dicevo, e fidatevi di chi non ama la poesia in versi sciolti, che vale la pena di tenere questo libro fra le mani. Voglio ringraziare Gerardo per la sua presenza. Un grazie alla professoressa di Esposito. E l'applauso maggiore naturalmente da voi. Grazie, voglio ringraziare voi, Gerardo, Pina e Luigi per essermi stati sempre vicino, non solo adesso ma durante tutti questi ultimi anni. Grazie, grazie a tutti.